Strike. Hai fatto strike? Sì. Ancora una volta la WISP si è dimostrata pronta ad accogliere e promuovere la filosofia di uno sport aperto a tutti e il torneo di bowling allo Sport Park di Fano ne è stata una dimostrazione. Venerdì scorso infatti decine di ragazzi diversamente abili hanno partecipato alle finali del torneo a loro dedicato, accompagnati dagli operatori dei centri diurni della provincia di Pesaro e Urbino. Dei momenti di gioia dunque, di aggregazione, ma soprattutto di vero entusiasmo, dove una semplice palla da bowling e dei birilli sono stati in grado di abbattere ogni tipo di barriera. Il bowling è uno sport veramente adatto a ragazzi disabili, uso questa brutta parola, perché prevede un impegno fisico non massimale, è uno sport che non prevede contatto fisico e soprattutto si basa sulla coordinazione oculo-manuale, che è una cosa un pochino tecnica, però è veramente importante per questi ragazzi. Escono tutti, perché adesso per come ci siamo attrezzati ultimamente abbiamo delle rampe con le quali anche dalla sedia si può riuscire a tirare, abbiamo le sponde che la boccia non va mai nel canale, quindi sia i più piccolini anche già da 4-5 anni con le bocce leggere riescono a giocare a bowling, sia anche queste persone che possono avere delle difficoltà motorie riescono a fare lo stesso il gioco e a divertirsi. La giornata di sabato invece è stata dedicata alla finale provinciale delle scuole secondarie di primo grado. Dopo le sfide in pista, divise in maschili e femminili, a salire sul gradino più alto del podio sono stati Sofia Giulietti e Andrea Stefanini. Noi siamo oggi alla 20ª finale, questa ormai storicamente è la finale con maggiore numero di partecipanti, maggior numero di scuole e trascina tutti gli anni quasi 4.000 ragazzi in tutta la provincia, tra l'altro. La prossima settimana poi le due classi vincitrici parteciperanno sempre a Fano alla finale nazionale. Al sabato mattina giocheranno le scuole superiori e alla domenica mattina le scuole medie. Qui abbiamo i campioni uscenti, ma comunque quelli che si sono riconfermati oggi, cioè la scuola di Lucrezia di Cartoceto, la scuola media, e la scuola Gandiglio di Fano. Terza, proprio lì la scuola di Marotta, che storicamente sono le tre scuole che se la giocano.